13 novembre, giornata della gentilezza, che ricordiamoci non va celebrata solamente una volta all'anno, anche perché gentilezza significa proprio azioni quotidiane che possiamo fare con gli altri. E una cosa molto bella della gentilezza è che fa star bene anche noi, non solamente gli altri, quando compiamo un'azione gentile. Sono Maestra Ilaria e in questo video ti propongo alcune attività da proporre alla tua classe, dai bimbi di prima e seconda fino ad arrivare ai ragazzi di quarta e quinta scuola primaria, proprio per la giornata della gentilezza. Tutte le attività che puoi trovare in questo video possono essere abbinate a diverse discipline, quindi educazione civica, arte, immagine o italiano. Per le classi più piccole, quindi prima, seconda, scuola primaria, consiglio di partire dal cortometraggio della Pixar Give to Giving, ti lascio il link giù in descrizione del video. È un bel cortometraggio da vedere con i bambini e con le bambine che fa capire come un gesto gentile può cambiare veramente tutta la vita di una persona che magari prima non era molto felice e che inizia ad esserlo proprio partendo dalla gentilezza. Dopo aver visto il cortometraggio della Pixar, possiamo proporre un momento di dialogo ai bambini per riflettere insieme su che cosa significa per ciascuno di noi la parola gentilezza. Dopodiché possiamo essere noi a proporre ai bambini e alle bambine delle immagini, ad esempio delle immagini come queste. Ti lascio giù in descrizione il link dove puoi scaricare il PDF di tutte queste immagini sulle azioni gentili. Iniziamo appunto a descrivere che cosa accade in ogni singola immagine e poi avviamo il dialogo con i bambini. Dopo aver discusso tutti insieme delle immagini, passiamo all'attività in piccolo gruppo. Quindi dividiamo la classe in gruppi di 3-4 bambini e bambine e proponiamo a ciascun gruppo le immagini stampate, quindi in formato cartaceo che abbiamo mostrato loro prima. Chiediamo a ciascun gruppo di colorarle e poi assembliamo tutto insieme in un bel cartellone. Passiamo quindi a un gioco di classe sulla gentilezza. Chiediamo a ciascun bambino, uno alla volta, di avvicinarsi e pescare un bigliettino su cui troverà scritto il nome di un suo compagno o una sua compagna. Dovrà avvicinarsi e dire al compagno o alla compagna una cosa bella e quindi essere gentile con quel compagno o quella compagna. È un gioco molto carino, molto dolce da fare tutti insieme con i compagni e le compagne della classe. Con i ragazzi più grandi, quindi delle classi terze, quarte e quinte, se negli anni precedenti si è già parlato di gentilezza, possiamo passare ad approfondire maggiormente. Ad esempio, chiediamo con un'attività di brainstorming quali sono le azioni gentili o le parole gentili che vengono in mente ai ragazzi e alle ragazze e annotiamole in ordine sparso alla lavagna. Diamo a ciascuna parola scritta, a ciascuna azione gentile scritta un diverso colore e rappresentiamolo alla lavagna. Dopodiché ognuno all'interno della classe prenderà il cartoncino colorato di quel colore e con un pennarello nero, ad esempio, scriverà appunto quella parola o quell'azione gentile. Assembliamo i cartoncini colorati creati dai ragazzi e dalle ragazze su un grande cartellone colorato. Ad esempio potremmo disegnare un grande cuore su questo cartellone e all'interno del cuore incollare tutti i cartellini colorati che hanno preparato i ragazzi e le ragazze. Un'ultima attività davvero bella e che si collega con italiano è chiedere ai ragazzi più grandi, specie appunto quarte e quinte, di scrivere un testo il cui titolo potrebbe essere "Quella volta in cui sono stata gentile, racconta". E successivamente alla stesura dei vari testi magari potremmo chiedere a ciascuno dei ragazzi e alle ragazze di leggere ai compagni e alle compagne il suo testo e quindi condividere in questo modo le azioni gentili con tutta la classe. Sarei curiosa di sapere cosa ne pensi delle attività che ti ho proposto in questo video, se ce ne sono altre magari che tu pensavi di proporre alla tua classe o che hai proposto o non solo nel giorno della gentilezza ma anche quotidianamente o spesso. Se ti va, lasciami un commento, lascia un like a questo video se ti è piaciuto, iscriviti al canale Maestra Ilaria e attiva la campanella. Alla prossima, ciao!